Dal 1 luglio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole approvate dalla FIBA su alcune modifiche su linee e regolamento. Demi Scavina, allenatore castellano di Legadue, ci illustra il suo punto di vista tecnico su queste nuove regole. Dunque, è una regola importante, forse se ne parla poco, si sta parlando molto delle altre nuove regole, ma l'area dei 3 secondi sarà allargata e quindi cambiano i riferimenti del post basso, ci sarà quindi una spaziatura diversa anche all'interno, no? Dell'area, non solo all'esterno, e quindi anche questa è una regola che cambierà tanto perché si dovrà prendere posizioni un po' più lontane, spalle canestro, anche a rimbalzo sul tiro libero saranno i riferimenti diversi. Come detto, forse è la regola che si sta sottovalutando, ma insieme alla regola del tiro da 3 punti cambierà molto il gioco. Diciamo la linea dei 3 punti fuori, questa nel gioco più interno. Io non penso che spostare la linea dei 3 punti di mezzo metro cambieranno le percentuali di tiro. Cambierà invece molto ad esempio l'aspetto del gioco del pick and roll, perché dovrà essere effettuato, a mio avviso, in corsa, in quanto le difese, allontanando la linea, cercheranno spesso di passare sotto il pick and roll, e quindi penso che la differenza sostanziale sia questa, di come verrà utilizzato il pick and roll. Mentre per quello che riguarda il tiro da piazzato, non penso che mezzo metro, o quantomeno all'inizio sì, ma non penso che con l'andare del tempo mezzo metro cambi a livello il numero della percentuale del tiro da 3 punti, la percentuale di realizzazione. Anche qua l'ultima cosa è la spaziatura dell'inizio di schemi, le uscite dei blocchi, la distanza tra il blocco e la ricezione, ecco, tutte queste cose qua dove avevamo riferimenti appunto più vicini al canestro verranno modificate. Secondo me queste sono le cose sostanziali, cioè proprio a livello di creazione di gioco, sia del pick and roll che dove fare i blocchi, mentre invece le percentuali non si abbasseranno tanto. L'aver creato questa zona, secondo me, dà un grande aiuto all'attacco, in quanto negli ultimi anni, troppo spesso la difesa rubava falli o rubava possessi, questo anche a metà campo, devo dire, però rubava possessi prendendo sfondamenti con tuffi degni del miglior, Oscar cinematografico. Penso che alla fine dare una sorta di zona franca vicino al canestro, dove magari spesso si conclude con un terzo tempo, una schiacciata forte, o comunque come si dice, penetrazione con passaggio fuori, dà un aiuto sostanziale all'attacco. E per non permettere alla difesa di non prendere, diciamo, un fallo, recuperare la palla con appunto tuffi o tuffi clamorosi o diciamo fregare quello che è l'avversario. Quindi questa è una cosa che secondo me aiuta a pulire il gioco. Quella che può sembrare una piccola modifica è invece una modifica sostanziale, cioè quello di spostare dalla metà campo diciamo, alla zona d'attacco, la rimessa negli ultimi 2 minuti in caso di time out è sostanziale perché, lo dico io perché ci ho perso una finale contro Salesina 2 anni fa, proprio su 2 rimesse
dopo due time-out nel finale di due partite diverse, entrambi andate male. È sostanziale perché alla fine questa piccola distanza non è poi così piccola, si rimette la palla vicino canestro. E soprattutto nelle situazioni dove hai pochi secondi, mi ricordo una rimessa dei Los Angeles Lakers contro, mi sembra, San Antonio, quando Fisher in soli 4 decimi riuscì a realizzare, ecco, no, non avrebbe fatto questo canestro se non ci fosse stato questo cambiamento di regola. Quindi quella che può sembrare una piccola modifica del campo è invece una modifica che nei finali punto a punto si sentirà tanto. La regola del tornare a 14 invece che a 24 secondi darà sostanzialmente qualche possesso in più in una partita, e questo proprio in termini statistici. Aiuta di più la difesa e quindi anche qua a livello tattico le squadre prepareranno già qualcosa per questo tipo di cambiamento, ecco, però modifica il fatto che ci sarà qualche possesso in più, non cambierà il gioco, non cambierà appunto il gioco, la pallacanestro giocata. Un saluto a tutti gli amici di Sportlink, bravo Luca, continua così, è un ottimo sito, è a Castello Mancava, vi seguo sempre anche da lontano, il prossimo anno Veroi, un saluto a tutti quanti.